Ciao amici, bentrovati nel mio salottino retro. E oggi mi vedete alle in piedi perché oggi non c'è né unboxing, né riparazioni, né recuperi, né smontaggi, né modifiche. Sì, modifiche sì. Siamo qua nel mio salottino, nella fattispecie, siamo nel salottino e voglio parlare di modifiche mie personali, di ristrutturazione, diciamo così, di rifacimento del mio angolino qua, del mio salottino retro. E da un bel po' di tempo che avevo in mente di fare questo qua, questo espositore, diciamo un po' improvvisato anni fa, che però non va più bene, non mi piace, quindi avevo pensato a un cambiamento. Ora finalmente sembra che abbia un po' spazio per fare questi lavori qua, perché si prevede lungo lavorazione sia di settore falegnameria, no? Diciamo un parziale trasloco. Niente, volevo rinnovare questo angolino che, come vedete qua, allora qua si congiunge con il mio mensolone qua di esposizione principale, e facciamo vedere qua, ecco, che si estende per tutto l'angolo. E niente, volevo fare congiungere, in poche parole, questo angolino che c'è qua con la mensola e farlo continuare eliminando questa carcassa qua, che in poche parole la roba, il materiale mi ha aumentato negli anni, che ci troviamo un po' stretti. Queste sono le cremagliere da usare come reggimensola, che sarebbero poi queste staffe belle robuste qua, sono due, sono unite, e queste staffe reggono abbastanza peso, quindi non c'è problema. Queste vanno così poi ad incastro, eccolo qua, e diventano dei bei robusti reggimensole. E questa è una mia impresa, la prossima impresa che farò, e poi se ne può parlare di fare tutto il resto dei lavoretti che ormai mi vedete fare, no, eccetera. La previsione di quello che dovrò fare non sarà facile, non mi ci vorrà un giorno sicuramente col poco tempo che ho, però tiriamo sulle maniche, mettiamoci al lavoro. Bene, come vedete, tutto tolto, tutto rimosso, si è creato un bel vuoto qua in mezzo, che sembra piccolo, però si creerà un bell'angolino che va esattamente, faccio vedere, da questa punta a questa punta, e con le cremagliere, mi sono messo pure il grembiule qua, il camice da lavoro, che tra parentesi anche questo è un retro, per questo è retro perché ha almeno 35 anni, e ce l'aveva, lo usava mio papà, e boh, è andato a finire a me così come ricordo, e lo uso per fare i lavori di falegnameria. Come dicevo, cremagliera, verranno fissate al muro così per tre per dare maggiore stabilità, e poi qua le nostre belle reggimensole, e reggeranno poi quello che sarà la bella mensolona, che parte per prima, questa la più grande che verrà messa, e la con cui inizio, la prima che verrà messa come piano dal basso. Procediamo col montaggio di queste. Thank you.
Ecco fatto il risultato finale, tutto montato, tutto messo bene bene, tutto ordinato, tutto sistemato come si deve. Questo ora è un bel angolo di esposizione, una bella esposizione fatta con delle mensole, una scaffalatura come i cristiani, no? Come diciamo noi, è tutta bella. Ora anche l'occhio vuole la sua parte, per cui è giusto che si faccia un lavoro fatto per benino, pulito, robusto, guardate qua, manco si muove proprio. Qua ci va una mezza tonnellata di roba, e a scanso di qualche opinione così particolare, che no, se mensole reggono, hai voglia se reggono. Niente, questo è il mio angolino. Finalmente ora c'ho il cuoricino in pace, come si vuol dire, si suol dire. Questo era dovuto come lavoro del 2018, no? Era dovuto anche perché mettere un po' di ordine e avere una bella visuale non fa male. Per cui, e qua vedete com'era prima, eccolo qua, e ora è tutt'altra cosa, direi che è cambiato un po'. Per cui ragazzi, grazie per avermi guardato, così era solo una parentesi, un videino un po' diverso. E niente, ci vediamo su questi schermi, grazie di tutto, seguite e postate e allegria, allegria, come diceva il buon Mike Buongiorno. Ciao! Comodorissi, Comodorari e tutti quelli che si chiamano qua sul gruppo. Il party inizi. Non è che mi piace assai questa. Va bene. Vediamo cosa esce fuori. Incasseranno qui. Giustamente senza cascare. Alles mögliche, was ihr wollt. Ciao!